Che schifo! Mi chiamo Denise, ho 22 anni e nella vita ho appena smesso di lavorare, quindi sono in vacanza. Madre natura ha puntato sulla perfezione ed eccomi. Seno, anche 9, ci sta proprio. Viso, umilmente sul 9. Il sedere potrebbe essere più tonico, però a forza di sculacciate ci potrebbe anche diventare. Quei ragazzi, sono loro che vengono da me. A letto io non sono molto attiva, cioè io sto ferma lì, a stella marina proprio così. Deve fare tutto lui, assolutamente. Mi garberebbe sapere se queste altre ragazze, intanto per cominciare, hanno le tette, se ce l'hanno o non ce l'hanno. Le ragazze prenderanno i miei scarti, tutto ciò che non mi piace automaticamente sarà delle altre. Iniziamo! E ora fate attenzione. Sta per iniziare un film tutto speciale scritto da Psycho Lucrezia. Protagonista la principessa Denise e un tale Stefano. Allora, stai litigando con Stefano. Stefano fa l'angolo. Chi è Stefano? Uno dei miei amici di quello che tu ti vai a limonare. Ma non si limonate i tuoi amici? Tesoro, il primo giorno, bisogna ancora conoscerli i tuoi amici. Ma chi è Stefano? Quando vedi Stefano. Ah, ok, ok, scusa, nel futuro. Un rapporto minimo ce l'avete avuto tu e sto Stefano? Io non conosco questo ragazzo, non so chi sia. Sono 3 settimane che mi rompo i Stefano. Questo Stefano. Stefano, la tua amica se l'è fatto, se l'è baciata. Prossimamente al cinema. Ah, olè! Mi auguro che te... Scherzando, che ridi una lì. Sto scherzando. Che fai? Anche io sto scherzando. Mi hai tirato il cuore. Non parli di te al c***o. Qui sono qua che ridi. Scherzo, ma mi sono sentire dire. Sì, ma no, ma tutto ad un colpo è successo. Te? Ok. Oh, bella! Oh, basta. Anche poi le mani nel muso. Smatte. Ma io sono matta di te. Io sto a parlare normalmente. Io senza scherzare lancio le bottiglie. Tesoro! Ma che paura! Attenta agli scalini, perché poi batti il muso diventi bella. Ci sarà qualche ospedale psichiatrico qua, troviamolo. Sto sconvolta. Ma io sì che sto sconvolta, ma ti sembra una cosa normale? Cioè, sei un animale mancato, devi stare allo zoo, non devi stare ex on the beach. Denise e Alessio sono alle prese con una lezione muy caliente. Messo. Bienvenidos a la primera lección de flamenco. Flamenco. Fa flamenco. Boh, vabbè. Che bello. Andiamo a cambiarci. Lo che tenete che tomare non è molto serio, perché il flamenco è algo molto serio, vale? Allora, traduco. Sì, no, ho capito che facciamo, nel senso, il flamenco è una cosa seria, quindi... Facciamolo in modo serio. Facciamolo in modo serio. C'è una cultura dietro, che non so quale sia, però... Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Sto sporcando. Le scarpe è stata proprio una tortura. Cioè, erano strette. Dai a botta così. Da 1 a 10 abbiamo fatto un 7, ma perché c'ero io. Ma ti fa sangue vedere le tue ex? No, non mi fa sangue perché a letto ancora devo trovare una ragazza che mi fa impazzire. Ma tra quante ragazze hai cercato? Tantissime. Vabbè, quanti abbiamo visto tantissime? Calcolo, se mi faccio un calcolo, dai 14 ai 29 anni, sui 3,350. Le donne. 3,50, cioè 3,5? No, 350 donne. No, ma stai scherzando, non ti vedo per niente. Te lo giuro, non ti vedo per niente. Non... Cioè, ragazzi, ma 350 ragazze, ma ne vai pure fiero. Ho sempre il preservativo, sennò ti attaccano tutto. Ma io qua non pensavo, cioè pure qui si potevano i preservativi, eh. Mamma mia. C'è, mi ha fatto venire l'ansia. Quanti ragazzi è stato? 3, 4? Ma non te lo dirò mai quanti sono stati, andrebbero contati, però di certo non 350. 10? No, di più. 15. Ma non te lo venga di te. Ho capito, ma 350 con una media di 20, c***o.
Cioè, scusami, non è che proprio c'è una piccola differenza. Cioè, te potresti riempire uno stadio, 29. Cioè. Vabbè, perché ho pure tradito in passato, Bello, fa curriculum. No, vabbè, sono sincero, ti racconto tutto quello che so io. Vabbè, ho capito, cioè, ma qualche... Cioè, veramente... Cioè, te, se ti guardi allo specchio, sei felice di quello che hai fatto? Cioè, o salteresti qualcosa e non lo rifaresti? Poi non lo so, ma danno subito, che te lo dico? È così, Era meglio se non conoscevo Alessio. Io voglio un ragazzo per bene. Te sei ragazzaccio di m***a, poi non mi auguro mai. Basta, non mi insultavo. Ciao Alessio, stavo bello. Chissà se arriverà il sole. Di sicuro è in arrivo un ex. Fabiana, Denise e Lucrezia, preparatevi. Sì! È sicuramente un mio ex. Arriva il patrimonio del mondo! È l'universo! E non esco più! Con questo arrivo... Spero che succeda qualche cosa di eccitante. Riga, andate a preparare. Se arriva un mio ex e qualcuno gli salta addosso, cioè non so come potrei reagire. Mi sento che è l'ex di Denise. Però intanto brindiamo comunque la tranquillità che c'era fino adesso e che non ci sarà più. Cioè, non vedo l'ora, ve lo giuro. Cioè. No, in realtà spero che sia mio, così almeno mi lavo subito il problema, il pensiero, sto tranquilla per qualche giorno. Ci auguriamo tutte quante, guarda. Stai a vedere domani? Io ti sparo con tutto il cuore che sia il tuo ex, te lo giuro. Cioè. Vabbè, ma se tipo se ti arriva l'ex che ci tieni, non sei ansiosa. Cioè, il mio ex è ex per un motivo. Sono io l'unica persona sensibile qua in mezzo, mamma. No, mia. Io sono insensibile, sono una da per cui non me ne frega niente. Cioè, sono una romanticona, wow, proprio. Sì. Ragazzi, ma quanto c'ha questo ragazzo? Dai, amore, nuota, su! Quando arrivasse il tuo ex, di chi è che saresti più gelosa tra le ragazze? Tipo, se lui iniziasse a approcciare con una di noi tra... Chissà con chi! Beh, penso Fabiana, perché comunque caratterialmente c'è, cioè fisicamente c'hai più le caratteristiche in comune. Perché potrei rispecchiare di più te? Fisicamente sì. Denise mi sembra un po' agitatina. Invece che un cocktail ci facciamo una camomilla, magari. Eccolo, sta nuotando. Sto con l'ansia, non ha ragione, manina. Dai! Chi ha? Non capisco. Basta! Muore! Non si muove il braccio, non mi vedo tatuaggio. C'è un mancamento. Dai, di faccia a te. No, non mi sembra tanto tatuato, oddio muore. No, è vivo, è vivo. È vivo? No, ragazzi, è mio. Ma com'è? È mio. Ma quello preso. Non riconosco il tatuaggio nel mio schieno. Ma com'è? Aspetta, vai. Come si chiama? Simone. Hai quello grave? Sì! Io mi aspettavo un bronzo di ghiaccio. Ma che scherzi veramente? Cioè, mi hai curato il cocktail, manco mi saluta? Porca miseria, vi prego, mandatemelo un altro, rimandiamolo a mare. Gli si mette casomai anche un'ancora alla caviglia. Salute a Simone, il nuovo... E a questo inizio. E a Denise, che è molto più con me non brindi? Strozzati. No, guarda, ragazzi, cioè io c'ho un giramento di palle. Dai, non fa quella faccia, vieni qua, siediti su. Stai a fare la timida, mo. Vabbè, ma sinceramente non ci azzeccate molto, secondo me. Sono, sembra il giorno alla notte, mi sembrano. Che begli occhi che hai, comunque. Grazie, cuccia. Eh? Cosa? Vabbè, mi prendo un po' d'acqua, visto che qua l'alcol scarseggia. C'hai ragione pure tu. Mandatemelo un altro! Ma se Fabiana gli sta, cioè se a voi vi sta bene, essere presi a parole da lei e ti ciuccio il cazzo a te, ti riempio a te, facciamo un'orgia, a te ti graffi la schiena. Quando poi ti trovi davanti un ragazzo del genere che vuole fatti, la chicca se ne va, capito come funziona? No, io vedo, no, io stai indietro. Oltre le parole. Ho letto con te, ci è venuta, no? Avete fatto? No, non avete fatto, inutile dici sì. Secondo te non l'ho fatto, cioè. Avete f***o? Certo. Ma stiamo scherzando, sei serio? Ma ragazzi, Denise incazzata nera. Io mi sentirei un preservativo usato su questo. Ma che bello! Mi intriga sempre parecchio comunque, perché a me comunque quelle così belle violente. Però è felice! Ciao, ragazzi! Ah, belli! Buonasera, Fabiana, come stai? Ciao, Daniele, piacere. Ciao, Simone. Oddio, che approccio, ragazzi! Allora, fisicamente è un bel ragazzo. Oddio, mo non so, senza maglietta. Piacere, Simone, ragazzo. Piacere. Ciao, Simone. Ehi, cucciole! Ciao, caro. Ah, proprio così, ammazza. Perché questo astio nei miei confronti? Sinceramente non riconosco più Simone. Cioè, io in questi istanti non ti so dire, cioè, Simone chi? Ma un mojito se può avere qua, il bar è tossato. Dopo. Denise non riconosce più il suo ex, ma non sa che il peggio deve ancora arrivare. Dai, che bello!
La prima serata di Simone in villa non si preannuncia per niente tranquilla. Cosa vuoi fare? Ma non ci pensare proprio. Il mio ex si sta ricomportando fondamentalmente a testa di c***o, e forse a testa di c***o mi piace. Quindi, Denise, perché la cosa è finita? Perché io svolgo più una cosa seria, lui c'ha un po' l'uccello per conto suo. Ah, ok. Simone, A letto è maiala, eh. Ah, sei maiala a letto. Cioè, fate flette! Per Simone il mio aggettivo è senza parole. Dentro ogni gatta morta c'è una Denise viva. Non dire altro. Come sei a letto raccontando al tuo ex? Adesso com'è, Cle? Stai zitta! Denise stasera alzerà il gomito, si imborraccia tutta e vedrete. Mi fai agitare? Addirittura? È carino Matteo come ragazzo, dai. So più acerbiatta. Potrei andare avanti per ore. Andiamo anche ora. Fondamentalmente puzza ancora di Fabiana. Ora facciamo che prenda un po' d'aria, poi si vede domani. Hai fatto tanto con Fabiana prima di poter entrare vagamente nel mio letto per dormire. Per dormire basta, è lunga. Vabbè, c'è tutta la sfida. Un giorno forse te la faccio annusare. Io voglio andare a letto con Denise a tutti i costi. Ma Fabiana non ci sta e si riprende la scena puntando sulla strategia. Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo amico. Anzi, fattelo e basta. Stiamo stringendo amicizie femminili. Alle amicizie femminili, ragazzi. Ragazzi, è follia. Potresti per favore baciarmi lentamente senza aggredirmi? È tutto il giorno che parlo fuori di lembrano di muono, ragazzi! Oh, bombe! Fabiana è stata l'unica a farmi bagnare stasera, letteralmente. Oh, ma vabbè! Cioè, il mio ex senza parole, ma ci sono io fondamentalmente quando sei entrato sto senza parole, quindi un po' per uno. Oh mio Dio! Tu faccio l'alcolizzato del gruppo. Va bene così. Sì. Però te lo devi aspettare. Vediamo quanto aspetti. Quanto riesci a tenere l'uccello nei pantaloni? Bisogna vedere domani l'altro quando arrivano le ex. Di tutti quanti, come ti comporti te? E poi, a chi? A partai? I passo. Vicino. E al centro. Ok? Perfetto. Così? Perfetto. L'importante è... Mi sta citando, ragazzi. Madonna santa, io no! È stato carino il contatto, lo sguardo. Comunque era molto intrigante il tutto. Tranquillo, si alza. Ci si gira. Io lei, il toro. Attenzione, sono le corna. Ragazzi, ma vi rilasciano un diploma a fine? Vabbè, abbiamo capito. Brava, Denise. Dai, ok. Sì, tutti simpatici, col coro degli altri. Poi quando arriva il ragazzo con le corna, vediamo chi ride qua. Fatti. Ragazzi, è questione di... O ce l'hai o non ce l'hai. Uno, uno. Il braccio che tipo fa così. Corre. Vieni. Corre già. Ragazzi, tutti quanti, leoni, l'unica principessa ha fatto tutte le altre. Corre. Io voglio che mi limoni. Ragazzi, Denise c'aveva il sorriso quello tipo malizioso che non vedeva l'ora. Aspettava, sta arrivando. Devi ringraziare Ex on the Beach, cosa che sognava per il gioco fondamentalmente. Ancora passava di acqua sotto i ponti. Stavo aspettando al cielo questa chiamata. Falsa. Basta. Basta. Mi stava piacendo anche tra l'altro. Dai, aspetta. Ma tu hai capito come è andata la serata? Matteo! Sto pisciando addosso anche io! No, non aspetti, mi saluti per bene e ti pisci addosso piuttosto, però mi saluti per bene! Ciao, Madonna! Come stai? Bene, sì? Io tutto bene. Sono già mezzo ubriaco io. Come è andata con questa? Bene. Ma non ti è partito l'ormone quando l'hai vista sulla spiaggia? Complimenti! Vieni qua! Non lo fare! Ti è partito l'ormone, brutto bastardo! Allora, sapete che... Si vede... Quando verrai da me stasera, io ti vedrò piangere, io non smuoverò. Ah, prima ti faccio schifo, poi farò gelosa. Mi fai Ma voi siete strane, voi siete tutti pazzi. Farvi curare voi, ragazzi. Io, cioè, sto tipo di persona che non lancio frecciatine, io aspetto il momento giusto per fare un c***o.
proprio. Violetta. Denise. Piacere. Com'è andata oggi? Abbastanza bene, un po' stanca però carina. Com'è stato Matteo? Che devo fare conti con lui in base alla sua risposta? E in che senso? Conti come stato? Stato carino? Sì, sì. Carino, cioè carino, quanto? Troppo da una carino. Certo. Ci siamo anche baciati, troppo... quindi immagino... cioè... Oh mio Dio! Voilà! Matteo ha cominciato con lei. Quindi? Stasera quando viene da me a limosinare, coccole, quanto è vero Dio, neanche lo guardo in faccia. E io dove sto? Dormo con te. Sei contento? Così. Ma fa c***o tutto. Una goccina di vino e sono leggermente più brilla. Questa si vede che sono più... cioè, sono la stessa persona. Swish. Ha preso il mio primo Danny Pink! È bella ma è un po' acida, è bella ma è acida. This is f***a! Oh, ti mancava solo lei! Sei gelosa? Io ti volevo bene. Questo ti deve insegnare a parlare di più nella vita, essere meno convinta, perché se tu mi avessi detto che a me ci tenevo, io non facevo lo scemo. Perché tu no, perché tu a me non mi hai fatto capire niente. Ti devo fare insegna sul cartello, ho letto scritto entra qui? Cioè non c'è bisogno. Se devi imparare a parlare di più. Ma fa, che me la fa lei? Con me, è giusto? Ti sei perso me, basta. Chiusa le porte, avanti il prossimo. Mattia, benvenuto a X on the Beach. Prendi Denise per mano e preparatevi a toccare il cielo con un dito. Chiodo, scaccia chiodo, fai il pulifero. Questo ce lo possiamo portare? No, lascialo qua, non ti preoccupare. Sì. Toccare il cielo con un dito? Con un solo dito. Oppure con due dita. Ma che carino! Bello. Non si sentono rumori né persone che urlano. Meraviglioso. E mi sto salendo in lancia. Secondo te avranno preparato qualcosina? Perché ma probabile. Non ce la fa più. Per dopo il toccherai il cielo con un dito. Io soffro di vertigini stelle, vedi che qualcosa ma stai tranquilla, guarda che è solo una paura. Se la superi poi, vedrai che per tutta la vita direi meno male che l'ho fatto, almeno ho superato la paura e adesso posso fare di più. A me, a differenza sua, mi piace l'altezza. Cioè, mi piace vedere i panorami. Cioè io non ce la posso fare veramente, ho bisogno di posti tranquilli, pian terreni. Non ti piace? Bello. È bellissimo. Dai, ci sta. Va, guarda, panorama. Fermo. Toccare il cielo con dito. Toccato. Toccato. È stato bello, ciao. Oh, stai attenta qua, perché qua è pericoloso. Oddio. Ma sono fermo. Fermo, mi trascina. No, cammino non, da non ti trascino, vai tranquillo. Dammi la manina però. Allora. Non ti trascina però. No, no. Prenditi il tuo tempo, stai serena. Tanto cosa deve essere? Ragazzi. Mi vai. È bellissimo. Vai, vai, stai tranquilla. Mi ha sentito, mi ha toccato. Ti do ben sicurezza e come? Più che sicurezza anche. Cioè siamo alti quanto una palma alta. Lo vedi? Ma infatti guarda che non siamo così tanto alti. Attaccati, vicini, ci stava la situazione. Cioè, non è che la spostavo, anzi. Sto stressatissimo, c'ho il cuore in batto a 2000. Andiamo. Mamma mia. Non penso che con altre persone avrei affrontato il tutto. A cosa prendiamo? A quello che dovrà succedere. Alle emozioni. Alle emozioni. Non pensavo di arrivare qua a trovare una ragazza del genere. Ma insomma, con Lucrezia? Quando l'ho conosciuta ero anche un po' così, sempre festaiolo, di qua, di là. Diciamo che stavo iniziando un percorso di maturazione. Ah, sì? Sì. Vediamo se continua. Infatti, vediamo. Vediamo. Quindi te, le ragazze, sì. Ti sono rifatte, troppo esagerate, volgari? No. No. Tu sei una ragazza molto fine, molto... Infatti, cioè pensa, te l'ha fatto fare l'escursione con me. Comunque penso anche per questo motivo. Hanno esaudito il mio desiderio. Sì. Sì. Ma guarda, se te ti mantieni quello che dici, forse anche il mio esaudisci. Stai attento come ti comporti. Potresti uscirne vincitore e far rosicare più che altro Matteo. Mattia, Matteo.
Ma tu hai fatto qualcosa con qualcuno? Come faccio? Con chi? Non ho bisogno di neuroni. Io finché sono sobrio di neuroni penso di averne. La ragazza bionda che era con noi, Fabiana, mi piacciono sia gli uomini che le donne e gli garbo estremo. Cioè a livello di ti prego picchiami, lasciami lividi perché mi piace così. Vabbè, non, cioè nel senso è una cosa abbastanza comune, no? A me strano, mi lascia il livido, gli spacco il sapato. Vabbè, non un livido. Intanto Matteo decide di riprovarci con Denise con una romantica letterina. Riuscirà a nasconderla a Greta? Hai un foglio in mano? Sì, lo so. No, gli ha fatto tana subito. Non esistono fogli di carta dentro questa casa. Gli ho scritto delle belle parole. Ho detto che lei sarebbe la classica ragazza con la quale mi frequenterei anche fuori e con la quale io mi fidanzerei. Innamorato sempre di più. Denise non ha ancora trovato la lettera e Matteo decide di dirglielo. Questa lettera ti apparirà quando meno te lo aspetti. Quanto mi sto divertendo, ragazzi. Letterina, non è che sono... Anche perché... Forse Greta ha intuito qualcosa. Mi fai fuoco un pochino l'acqua? No, in un po'... No, io santo so già che la trovi. Dai, no. Usa l'intelligenza. Anche mi ha scritto una lettera. Sì. Denise sta sciogliendo, attenzione. Non lo so, mi ha fatto una bellissima notte, mi ha fatto piacere. C'è stato un gesto che ho apprezzato veramente. Mi ha scritto un po' di scuse. Boh, cioè mi piace tanto Matteo. Archiviato l'arrivo di Andrea, Greta ha una questione in sospeso. Andiamo avanti. Attenzione. No, niente, attenzione, andiamo avanti. Posso sapere una cosa? Cosa ti ha scritto? Non so se posso saperlo. Questa poi la faccio leggere, te la sulla dietro. Ma non ci provo, non ci provo con me. Non ci provo. No, non è per quello, volevo solo sapere. No, non ci provo con me. Per niente, cioè, mi ha fatto capire che mi vuole bene. Gli dispiace per il fatto che lui non pensava che avesse un interesse reale per lui. Uh-huh. E che sinceramente ha detto che al di fuori qua ci farebbe qualcosa a livello serio, non qua dentro perché non è il contesto. Ok. E che sono la sua cerbiattina. Niente di più, niente di meno. Oh, vabbè, vado a farmi la doccia. Vai. Anzi, anche io fa shampoo, basta, non vuole vedere. Sì, no. Cosa? Attenzione. Attenzione, colpo di scena. Colpo di schiena. Vuoi lasciare aperto? Cioè, ma tu proprio... Cioè, hai una capacità di comprendermi che è sotto il livello del mare, ma tanto sotto, cioè proprio... Ma non è assolutamente vero, invece siccome ti offendi per tutto, sei per ma non è vero, sempre, non mi offendo per tutto. Detto ieri. Sono meglio io, molto meglio io. Greta e Denise sono pronte per una bella colazione a base di pane e rancore servita da Clea. Scusa, ma in che accordi stavate tu e Denise la notte? Che accordi? Ragazzi, ha preso il c***o, ha cambiato gli accordi. Anche tu comunque no, durante la giornata, perché ieri mi hai chiesto scusa perché ho sbagliato. Un c***o unisce, un c***o separa. Te può dire? È successo un bacio a stampo, neanche di tanto. Anche parecchio di meno. Ma allora perché ti sei scusato così tanto ieri sera? Perché sinceramente io quando gli faccio una mancanza rispetto a qualcuno io la dico. Sì. E sta la cosa più divertente. L'incoerenza. Ma qual è stata la mancanza? Lui è 4 giorni che ci scoccia. Che schifo. Sottona di me una Greta bastarda. Ma sì, cioè lui sta dicendo che ti sta usando pensato sta a fare il preservativo sporco di giorno. Cioè 12. Che schifo. Sono scelte mie, cioè se a te fa schifo, se lo vuoi. Però adesso con la triste sei comunque. Dopo vi leggo la lettera, così fai ancora più schifo, guarda. Sta proprio bene, ma tanto bene, che lui ti dà una botta e via. E durante il giorno si stacca completamente, sai, il suo preservativo usato. Finché Denise, accecata dalla rabbia, va a prendere la lettera di Matteo per preparare la sua vendetta. È un discorso troppo difficile questo ora, Sasha. Sasha! Questa è la reazione di Matteo, le parole, perché date che bene o male... No, prima devo leggere. Le parole bene o male le usa tante, è più che giusto che se le rimangia, no? Perché mi fa schifo, mi fa... No! Noi ne vogliamo... Oh, ok! Rimbombonila! Corri! Volete sapere cosa c'era scritto? Ah, questo va... Che? Da mangiare in camera, io, ragazzi. Ho letto unica... Cerbiattina,
Sicuramente non basterebbe nessuna parola per farti capire che... No, a te. E fa la finita, dai. Non ti crede nessuno, sappiamo tutti che poi sono sc***o. No! Altra c***o. Basta, raga. Io te l'avevo messo nel piatto, così con tutte quelle spray, casomai le rimangi, no? Comunque andava rimangiata tutto quello che hai detto. La lettera strappata, doveva mangiarsela. Testa di c***o. Intanto in villa, Denise lancia occhiatacce a Greta. Dai, facciamo un giusto, andiamo a spogliarci. E Daniele approfitta dell'assenza di Matteo per farsi coccolare da Nikita. Tanta roba, molto. Io te lo dico, la prossima volta che Greta mi rompe il c***o, io parto. Fallo. Fallo. La ragazzina mi ha detto cose importanti. Io finché mi faccio cazzina, ma se da mi lancia crociatini e poi io parlo, bianco. Premessa. Greta ha da poco confidato a Denise un fatto personale molto delicato e non vuole assolutamente che venga svelato. Anche perché io sono sincera, se una persona mi dice qualcosa in confidenza, io non so il tipo di persona che va poi e lo racconta tutti quanti. Mi ha detto una cosa profonda. Se sputi merda su di te, perché non posso sputare merda su di te? Io sto tranquilla, mi rompi il c***o. Poi una certa sbrocco tutto insieme. Perché stai usando l'asciugamano di Simone? Perché era l'unico asciutto. Ho capito, ma se bene o male vado via, quello lo porto via. Se te lo bagni non si asciuga. Raga, cioè, non puoi essere gelosa anche dell'asciugamano. Usa i tuoi. Come, scusa? Ti ricordi cosa mi hai detto l'altro giorno in camera? Se sta zitta. Se la provoca ti rovino, quindi stai molto attenta a parlare con me, chiaro? Questo è di Simone e io lo porto via. Tanto. Greta, se mi vuoi dire qualcosa, dimmelo al muso, tesoro, è inutile che parli e poi scappi. Codarda, oltre che sottona. Allora, spiegami una cosa. Dimmi. Ma ti pare un modo di minacciare le persone che ti fanno una confidenza e io prendo e ti sputo tutti quanti? Sì. Se bene o male la persona ci ha dato 3.000 minacce, io sto zitta. Mamma mia, che grande donna che no, sei. No, Fabi, scusa. Sì. Se ti minacci le faccio no. E mi continui a rompere con gli occhi, non mi incazzo. E ho detto. No, stai zitta, ti butto in piscina da fuoco una volta per tutte. Hai rotto i coglioni. Denise mi ha fatto scattare, era già un paio di giorni che non la tolleravo. Ma scusa, ma se mi minacci... Cioè, lo stai scherzando? No, oddio. Semplicemente perché da ieri sera non comincia a mandare i crociatini e tutto quanto. Ci sono proprio il naso. Sei repressa, tu hai bisogno di un uomo perché sei repressa. Denise, ti manca. Tra tutte quelle che vuoi fare, quella brava, quella pudica, quella che non la dà, quella qua, sei la persona più cattiva di tutta la casa, appunto. Ma io sei la persona che se ricerca, gliela do. Ma io non sto zitta, Fabiana. E io non sto zitta, mi dispiace. E allora parla da sola perché nessuno ti si incula. Ma se lo dici te. Zitta! Dai, a Matteo ti si incula, gliela dai, muta. Ma Matteo mi si incula. Zitta! Mi irriti, stai zitta. Oca! Lei fa manda soldatini? Che senso ha? Vieni e me lo dici te. Non ti dà fastidio questa cosa che ho detto? Cioè io non riesco a alzare la voce sopra una Fabiana che urla come una cagna bagnata, perché fondamentalmente questo era. Per poi rischiare di passare le mani e rovinare un capolavoro del genere, ma non ci penso proprio. Gioca una bella candela. Io in camera. Non esco più. Ultima sera. Serata d'amore e limoni duri. Pochi fiammi, baci, sequenziamenti, cambi di ruolo. Per emerge la vendita. C'è Denise che casco dell'uomo. Ah, si è baciato cosa? Ma marcolato. Ha preso sto limone. Che sia davvero la volta buona per Denise. Vieni qua. No, quanto c***o te la vuoi tirare? Vaffanculo, non me la sono. E Denise continua nel suo gioco preferito. Vieni un attimo qua che stiamo due cose. Te ne sei andato tu, io ero solo qui. Fa. Poi me la levo e ci sputo io personalmente. Ma com'è chiuso? Levati. Dai, mi stai facendo. Vai a fare lo schifo su qui là. Dai, c***o. Levati. Non ho fatto un c***o. Vai. Non rompere i c***o. Vai, levati. Andrea, per favore, aiutami. Dammi retta, levati. Lasciami stare. Vai. Vai a fare lo schifo su qui là. Vaffanculo. Non stai agli scherzi, però, eh. Stai veramente agli scherzi. Spaccio il mondo. Colpo di scena. Marco Nato fa pace con Denise. Non c'ho animo, cioè, che c'ha questo sole. Che mi punta addosso. Yeah.